Aspetta. 3, 2, 1. Buongiorno a tutti, faccio l'introduzione io. Grazie agli ospiti e ai presenti. Questa è una conferenza stampa un po' particolare, importante. Adesso il Presidente vi dirà tutto. Vicino al Presidente c'è il signor Bertagna Milco, che oltre a essere uno degli sponsor del club, uno della società, è anche presidente del club Ravenna del Cuore. E poi c'è Antimo, in qualità di ospite principale. Press a lei. Allora, noi quest'anno stiamo facendo un campionato straordinario. Non so come andrà a finire, comunque qualsiasi modo finisca va bene. Però noi siamo già proiettati all'anno prossimo, che non vogliamo fare diversamente. E lo scopo di questa conferenza è quello di confermare, di annunciare che il nostro coach rimarrà con noi ancora per altri 2 anni. Quindi sia per la stagione 2018-2019. E credo che questo sia un segnale molto importante per noi, perché continueremo ad avvalerci della collaborazione di un'ottima persona. Soprattutto per la città, visto l'affetto che la stessa sta dimostrando nei confronti di Antimo. Quindi ritengo che effettivamente sia il primo mattone che andiamo a mettere per il prossimo anno del basket. Se ne aggiungeranno degli altri, ma ve li dirò ancora. Per adesso contentiamoci di questo, che ripeto, secondo me è un fatto basilare per quello che può essere il nostro futuro. Allora, chiaramente sono molto contento della possibilità di poter continuare la mia esperienza qui a Ravenna, e per questo devo dire grazie alla società, grazie al Presidente, grazie ai nostri sponsor principali come Orasia, OMN, ma grazie a tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato affetto nei miei confronti, hanno manifestato il desiderio, la gioia di vedermi ancora come allenatore di Ravenna. Credo che questo è un segnale molto importante da parte della società, perché vuole, soprattutto in un momento dove è particolare, un momento speciale e bello per la nostra società, dare comunque un segnale che questa società non è appagata, ma vuole iniziare a pensare al futuro, a farlo nella maniera giusta, e mi rende onore, mi fa onore il fatto che la società abbia scelto me anche per gli anni successivi. E dal punto di vista strettamente professionale accetto con grande piacere, con grande orgoglio e con grande desiderio di continuare a far bene, perché ho la sensazione che questo processo di crescita in questa società non si è completato, ma possa comunque negli anni migliorare, perché credo sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista societario. I fatti di questi giorni lo dimostrano. Entrambi abbiamo desiderio di continuare a strutturarci, ad organizzarci per fare le cose fatte bene. Questo non significa per forza esula dall'aspetto sportivo, cioè quando diciamo queste cose non ci riferiamo a obiettivi che cambiano dal punto di vista prettamente sportivi, ma appunto al desiderio di fare le cose fatte bene. Detto questo, concordo con il press che questo è per noi un anno veramente incredibile, e abbiamo adesso, ci siamo ritagliati questa piccola parentesi oggi, perché ci sembrava giusto comunicare questa notizia ai nostri tifosi soprattutto. Però personalmente da oggi pomeriggio all'allenamento saremo di nuovo proiettati a finire nel miglior modo possibile questa stagione e di continuare a lavorare come abbiamo fatto sinora, e poi nel tempo ci saranno i modi, gli spazi per iniziare a programmare anche il futuro. Quindi grazie a tutti e grazie ai nostri tifosi ancora. Stefano, domande? Beh, se ho rinnovato per 2 anni vuol dire che
gli obiettivi saranno a salire nei prossimi 2 anni? Ma no, ripeto, diciamo, quello che mi ha convinto è la voglia da parte della società, da parte dei nostri sponsor, di voler fare le cose fatte bene, che non significa l'anno prossimo puntare a vincere il campionato, no, significa programmare, organizzare, strutturarsi, curare anche particolari, cercare di migliorare le cose dove sappiamo possiamo ancora fare meglio e soprattutto avere la possibilità in questa nuova programmazione di avere personalmente un ruolo importante e quindi essere una guida, poter sviluppare le mie idee e avere la certezza che la società è pronta a supportarmi in questo. Poi dal punto di vista sportivo noi l'anno prossimo, credo tutti noi, iniziando dai presenti ma soprattutto i nostri tifosi, dovremmo avere l'intelligenza di interpretare nella maniera giusta il campionato che stiamo facendo. Cioè il campionato che stiamo facendo è, lo ripeto senza offendere nessuno, ma non è la somma dei valori dello staff e dei giocatori del basket Ravenna rispetto al contesto generale. È qualcosa che è di magico, qualcosa di bello che si è creato grazie al lavoro, però chiaramente non so come finiremo la stagione, però non sarà facile l'anno prossimo pensare di migliorarsi dal punto di vista sportivo, anche perché poi nello sport i risultati sono la conseguenza di tante cose, sarebbe oggi inutile, sarebbe oggi non corretto parlare di obiettivi parlando esclusivamente di risultati. Quello che oggi possiamo fare, del motivo per cui siamo qui e del motivo per cui io con molta gioia ho accettato la proposta da parte della società, è che invece siamo certi che lavoreremo bene, cercheremo di migliorarci dove sappiamo di poter fare meglio, sperando come sempre poi che anche i risultati siano una conseguenza. Però non ragionare solo in termini di risultati, perché sarebbe un grandissimo errore, significherebbe lasciarci condizionare nelle nostre scelte, significherebbe magari fare un passo più lungo delle nostre possibilità, e invece qui il basket Ravenna vuole strutturarsi, vuole organizzarsi, vuole durare nel lungo termine, non vuole essere una realtà che viva di un anno magico per poi magari tornare magari in una serie inferiore o comunque in una realtà non bella come quella attuale. Senti, c'è stata qualche offerta che magari ti ha fatto vacillare oppure sicuro di... Allora, in questo momento di offerte vere e proprie non ce ne sono state, anche se devo dire che con molto piacere ci sono state tante realtà che comunque hanno manifestato direttamente o tramite il mio agente di apprezzare il lavoro che sto facendo qui, che comunque tutta la squadra sta facendo. Però di fronte a una proposta reale, concreta, con delle idee chiare, non ho avuto dubbi, quindi la mia scelta è stata presa in quest'ottica e chiaramente considerando anche il fatto che io qui personalmente a Ravenna sto bene, la mia famiglia sta bene, sono convinto che si possa lavorare nella giusta maniera e poi anche il fatto di sentirsi amato, di sentirsi voluto bene, sicuramente ha influito nella maniera giusta e positivamente nella mia scelta definitiva. Allora, devi aggiungere qualcosa presto? Bertagna, buon lavoro. Fabri, fai una firma, fai una foto mentre firma il contratto, è che immortaliamo. Faccia anche una firma fresh, aspetti fresh che lui deve fare un po' di cose. Vai.
guardi qua presa. Oh, benissimo. Questa cosa la mettiamo lì? Quella va collezionata. Adesso io gli facciamo un esatto, bravissimo. Una mano, tre. Arrivo. Tre. Vai. E tu Mauro? No, loro tre. Ok. Guardate qua. Ok. Sì, mi taglio. Benissimo. Allora, adesso poi ti dico due cose a margine non relative a questo. Andiamo. Beppe. Sono io. Sono io. Sono io. Questo non avevo dubbi, Beppe. Vediamo, c'è un brindisi. Ah, sì, sì. Dica. Adesso gelato. Due. Uno. Ciao. Volevo cogliere l'occasione per dire anche che Club Ravenna nel cuore, quale tutti sapete io tengo moltissimo, sta andando bene, oltre a delle più rose speranze, e che la prima manifestazione che Club fa sarà mercoledì prima della partita alle 19.30 nella saletta superiore del Pala de André, nella sala dei marmi, ci sarà un'apericena, ecco, l'ho detto bene, un'apericena per gli amici, per coloro che si sono iscritti adesso e che si iscriveranno mercoledì sera. È il primo incontro, no? Tra persone amanti della pallacanestro e molto vicine a noi. Mercoledì alle 19.30, poi ovviamente a seguire c'è la partita. A posto? No, ci portavano di sì. Ah sì. Sì. Occhio al filo. Che bella bottiglia c'è adesso. C'è qualche significato? Vai in piedi così dopo. Sì. Ma c'è anche le foto. Non beveva il vino. Da quando vado nel suo ristorante bevo vino. Non beveva il vino. Abbiamo portato la cattiva. Sì, ma le origini. Una pollicina di qua, un fiorino di qua, una nota di là, eh? Questo viene da lì, questo viene da qui, senti questo è di quell'anno, questo è. Poi adesso quando mi lo danno lo chiedi, questo non faccio dire. Che ci abbiamo? Vado? Io non volevo. Vabbè, il brindisi però va fatto. Sì, a Mauro anche. Ok. Vabbè, poi mi resta. Vabbè. Mi riempio. No, guarda. Venite a prendere il bicchiere voi. Chi vuole bene? Mingo, Mauro. La stampa. Dai. La stampa. Stefano. Beh, cos'è? Beppe. Stiamo scherzando? No, dai. No, da solo. Dai. Ok. Attimo. Va bene anche a me, fammi vedere. Un attimo. Sì. Ok. Ottimo, grazie. Adesso ho finito anch'io. Ciao a tutti. Fai. Alla vostra. Bocca al lupo. Salute a tutti. Un attimo. Tengo questo passo davanti. Aspetta, se non ce l'hai. Aspetta. Ah, cazzo. Sono a minciare, va.